Le storie di paura di Masha. Amici, anche voi avete paura degli insetti? Sentite i brividi quando vedete un ragno e scappate se vedete una farfalla? Se è così, oggi voglio raccontarvi una storia davvero spaventosa di una bambina che aveva paura di tutti gli insetti. Ora mettetevi comodi e ascoltate con attenzione. Aniuta era una bambina che aveva paura di tutti i tipi di insetti. Quando vedeva una farfalla, correva subito a nascondersi sotto il tavolo. Oh mamma, che paura! E se vedeva una formica, si arrampicava su un albero. Oh mamma, che paura! Un giorno, quando il suo fratellino Victor uscì a giocare con gli amici, la mamma chiese ad Aniuta di aiutarla a fare le pulizie di casa. Per favore, Aniuta, vai a prendere l'aspirapolvere nell'armadio e pulisci il tappeto. Ma Aniuta non voleva avvicinarsi all'armadio perché c'era un ragno che stava tessendo la sua tela. Aprì l'anta piano piano, ma la richiuse subito. Dentro l'armadio era buio pesto. Come poteva prendere l'aspirapolvere da lì? Aniuta aveva paura di toccare la ragnotela. E va bene, allora lo prenderà senza guardare. Aniuta aprì l'anta un po' di più, giusto un pochino, in modo che il ragno non la vedesse, e provò a prendere l'aspirapolvere senza guardare dentro. Prima sentì al tatto gli sci del suo papà, poi tirò fuori un mappamondo, finché a un certo punto la sua mano toccò un filo elettrico. Si aggrappò al filo e cominciò a tirare con tutta la sua forza, ma invece dell'aspirapolvere le caddero addosso una lampada rotta, una asse da stiro e un vecchio triciclo senza la ruota davanti. «Guarda!» disse la mamma. «In quell'armadio c'era di tutto, tranne l'aspirapolvere! Per favore, ora vai in cucina e porta via la spazzatura!» «Oh no, la spazzatura no! C'è uno scarafaggio! Fa paura, così nero e pieno di zampette! Si mangerà la bambina in un sol boccone!» «Ma no, questo non è possibile!» Così, raccogliendo tutto il suo coraggio, Aniuta prese una decisione. Prenderò la spazzatura e fuggirò via, così lo scarafaggio non mi prenderà. Aniuta afferrò il secchio della spazzatura e corse subito verso la porta. Ma mentre correva, i rifiuti uscirono dal secchio e caddero sulle sedie e sul tavolo. Bucce e gusci d'uova si sparsero per tutta la cucina, sporcando dappertutto. «Ma insomma», disse la mamma, «non posso neanche chiederti di portare fuori la spazzatura!» «Allora vai sul terrazzo e annaffia i fiori!» «Povera me, sto già tremando! Sul terrazzo c'è una farfalla enorme! Mi fa ancora più paura del ragno e dello scarafaggio! La farfalla può volare e attaccarmi dall'alto! Io posso correre, ma lei è più veloce! È inutile, non ho scampo!» «Va bene! Ora esco sul terrazzo e annaffio i fiori. Se mi attacca, mi difenderò con l'annaffiatoio!» Allora Aniuta comincia a bagnare i fiori, cercando di evitare la farfalla. Ma quella volò verso di lei, sbattendo le sue grandi ali. La bambina corse verso l'angolo del terrazzo e ruppe due vasi di fiori. Allora corse all'altro angolo, ma perse l'annaffiatoio. Alla fine si rifugiò dentro casa e si nascose sotto il tavolo. E vide il pavimento bagnato, il terrazzo sporco di terra, oggetti rotti ovunque e rifiuti dappertutto. Chi ha fatto tutta questa confusione? Chi? La farfalla, lo scarafaggio o il ragno? La mamma sospirò rassegnata, prese lo straccio e cominciò a pulire. Raccolse la spazzatura in cucina e passò l'aspirapolvere sul tappeto. In quel momento, il fratellino Victor tornò a casa e corse subito da Aniuta. «Guarda un po' che bella coccinella ho trovato in giardino! Non vuoi accarezzarla?» Ma tu non hai paura di lei?» chiese Aniuta preoccupata. «Ovviamente no! Non può farmi nulla! Guarda quanto è piccola lei!
E guarda come sono grande io! Agnuta, sono 1000 volte più grande di una coccinella! Andò alla finestra e la liberò. E finalmente Agnuta sorrise. Farfalle, formiche, ragno e altri insetti possono farci paura, ma non sono pericolosi. Spesso, infatti, sono più piccoli persino di uno spillo. Noi siamo molto più grandi di loro. Non dobbiamo temerli. Ciao, amici! Voi avete paura del buio? O non ne avete neanche un po'? Una volta mi spaventava così tanto entrare nella mia stanza che ogni sera, prima di andare a letto, portavo sempre con me una torcia elettrica. Però poi, un bel giorno, ho ascoltato una fiaba che parlava di una piccola pulce che aveva paura del buio. È una storia molto interessante e ora ve la racconto. Tanto tempo fa, in una grande foresta, viveva una piccola pulce. Era una pulce esattamente come tante altre. E anche la foresta in cui viveva non era poi così diversa da 1000 altre foreste. Ma quando scendeva la notte, gli alberi sembravano sempre più scuri e minacciosi. E la povera piccola pulce tremava di paura. Una notte, mentre se ne stava sola sotto una foglia, tutta tremante, la pulce vide tantissimi brutti mostri. Ce n'era uno con le zanne lunghe lunghe e la bocca grande come un forno. E ce n'era un altro con le zampacce e gli artigli pronti ad afferrarla. E più la notte diventava scura, più gli artigli crescevano e tutte le ombre si allungavano sempre di più. Alla fine la pulce cominciò a gridare con quanto fiato aveva in gola. Basta, basta! Quel grido, tutti gli animali del bosco si svegliarono spaventati. Non capivano cosa stesse succedendo e scapparono in tutte le direzioni. La piccola pulce vide le ombre degli animali che fuggivano nel bosco e gridò ancora più forte. Aiuto! Aiutatemi, vi prego! Tutto quel baccano finì per disturbare il sonno di una fatina del bosco. Il giorno dopo, come al solito, la fatina andò a scuola di incantesimi, ma era così assonnata che si addormentò durante la lezione, invece di stare attenta. Tutti sanno che chi si addormenta in classe finisce per prendere dei brutti voti. Perciò la fatina decise che era arrivato il momento di smetterla con quel chiasso. Così volò nell'oscurità, finché incontrò la pulce e le disse: «Cara pulce, perché urli così tanto? Fai troppo rumore e nessuno riesce più a dormire. Le tue grida fanno scappare tutti gli animali, sai?» «Casa, ma da chi scappano?» chiese la pulce. «Scappano da te, piccola pulce, sei tu che li spaventi!» «Ma io non voglio spaventarli!» «Io sono piccola e ho tanta paura!» «Ah sì, io invece non ho paura!» rispose la fatina. «Come vedi, anch'io sono piccola!» «Sì, questo è vero!» piagnucolò la pulce. «Ma tu hai la tua bellissima lanterna, fatina!» «Ecco perché non hai paura di nulla!» La fatina sospirò. «Sì, forse hai ragione! Userò la mia formula magica per darti una luce!» «Nuvole, biscotto, istrice! 1. Spazzola, pesce, spugnetta! 2. Formaggio, pomodoro, cristalli! 3. Abracadabra con questa magia che la luce sia!» Oh? Che meraviglia! La pulce si ritrovò una lucetta sulla coda invece di una lanterna. Ops! Ecco cosa succede quando ci si addormenta a scuola, pensò la fatina. La piccola pulce iniziò a ridere perché, guardando bene, il mostro con le lunghe zanne e la bocca grande come un forno, tutto ad un tratto era diventato un ceppo secco. E il mostro con gli artigli spaventosi, una volta illuminato, si rivelò un ginepro con i suoi lunghi rami. Così la piccola pulce con la coda luminosa capì che non c'era nulla di cui aver paura. Da quel momento, ogni notte, la piccola pulce accende la sua coda, vola qua e là fino al mattino e poi si addormenta tranquilla.
E la fatina del bosco, prima di chiudere gli occhi, guarda e sorride alla piccola lucciola, che come una stellina vola felice di ramo in ramo. Cari amici, se nel buio vi sembra di vedere qualcosa, guardate bene prima di spaventarvi e voglio darvi un consiglio. È più facile imparare dopo una bella notte di sonno. La luce della conoscenza non si spegne mai. Buonanotte! Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!